The Binding of Isaac Repentance presenta 45 challenges da dover affrontare e oggi scoprirete tutti i dettagli sulla challenge numero 31. In questa sfida, che si affronta con Isaac, le treasure room non sono disponibili e per vincere è necessario risalire fino al primo piano di gioco. Si sblocca sconfiggendo per la prima volta Mega Satana. Il personaggio inizierà la sfida con 8, 9 o 10 oggetti completamente randomici e un livello di vita di base di 10 cuori rossi. Come prima cosa dovrete sconfiggere Mega Satana, sfruttando tutte le risorse a vostra disposizione. Dovrete poi iniziare una risalita tramite i raggi di luce della stanza di partenza di ogni piano. Risalendoli vi troverete sempre nella boss room del piano precedente e tutte le stanze non esplorate saranno regolarmente piene di nemici. Dopo ogni ascesa, l'oggetto più vecchio e un cuore di vita saranno rimossi dall'inventario di Isaac, ma ci sarà la possibilità di trovarne dei nuovi grazie ai patti o ai negozi. Completare la sfida farà sì che Lazarus inizi le sue partite future con l'oggetto Anemic. Potrete resettare quante volte vorrete finché non troverete una rana ottimale. Il mio voto sulla difficoltà resta comunque 3 su 5. Challenge numero 32. April's Fool. In questa sfida, che si affronta con Isaac, le treasure room sono disponibili e per vincere è necessario sconfiggere il cuore di mamma. Il personaggio non inizia con nessun oggetto aggiuntivo e la run si svolge normalmente tranne che per alcune regole modificate. Ogni singolo boss, compreso il cuore di mamma, è sostituito con il fastidiosissimo Bloat. La posizione di Isaac nella mappa sarà sempre completamente sbagliata e randomica e ogni singolo oggetto, trinket o pickup avrà uno sprite diverso dall'originale, implicando anche che oggetti attivi, carte e pillole non attiveranno mai l'effetto corretto. State attenti di non abusare di questi ultimi, siccome potrebbero triggerare l'effetto della carta Suicide King o dell'attivo Plan C. Inoltre, vi consiglio di resettare finché non troverete un oggetto iniziale potente, per poter sconfiggere il primo Bloat più facilmente. Completare la sfida farà sì che Maggie possegga la pillola Full Health all'inizio delle sue partite future. Soprattutto per i primi Bloat, il mio voto sulla difficoltà resta comunque 3 su 5. Challenge numero 33. Pokémons! In questa sfida, che si affronta con Isaac, le treasure room non sono disponibili e per vincere è necessario sconfiggere il boss Isaac. Si sblocca dopo aver sbloccato il piano della cattedrale. Il personaggio inizierà la sfida con gli oggetti Friendly Ball e Mom's Eye Shadow. La pseudo Pokéball funziona in modo diverso dal solito, facendo spawnare ogni volta che viene lanciata un nemico casuale permanentemente alleato, senza dover prima catturarlo. Se questo alleato muore in una stanza, l'attivo si ricaricherà e potrà essere nuovamente usato. Le esplosioni di Isaac non danneggeranno i mostri alleati e viceversa, ma state invece attenti ad ostacoli che possono velocemente ucciderli come fuochi o spine. Completare la sfida sblocca il pickup Charged Key, che quando viene raccolta fornisce al personaggio una chiave e una ricarica agli oggetti attivi. Per quanto non dovrete fare affidamento su di loro, alcuni mostri alleati possono veramente carriare anche le boss fight più difficili. Il mio voto sulla difficoltà è 2 su 5. Challenge numero 34. In questa sfida, che si affronta con Isaac, le treasure room sono disponibili e per vincere è necessario sconfiggere il boss Mega Satana. Si sblocca sconfiggendo per la prima volta Mega Satana. Il personaggio inizierà la sfida solamente con i due pezzi di chiave angelici, ma ci sono molte altre regole e dettagli da precisare. Tutti i nemici e boss, se possono esserlo, appariranno sempre nelle loro versioni champion, infliggendo quindi un intero cuore di danno al personaggio. Ogni piano di gioco sarà extra large e saranno sempre presenti Curse of the Blind, Curse of the Lost e Curse of the Maze, che non potranno mai essere rimossi in alcun modo. Ogni boss fight, se potrà esserlo, sarà una double trouble e infine nessun tipo di cuore potrà mai essere generato sul pavimento, né da oggetti né da consumabili. Non sarà però impossibile curare la propria vita. Potete infatti curarvi con qualsiasi cosa che modifica direttamente il livello di vita, come la pillola Balls of Steel, il Book of Revelation o tutti gli HP Up. Oltre a beneficiare immensamente di oggetti potenti, ce ne sono altri meno scontati che saranno di grande aiuto, come la fantastica Leech o il Charm of the Vampire, che possono ulteriormente curare il personaggio, la Placebo o la Blank Card se combinate con la pillola Full Health o la Sun Card, o il PhD che rende tutte le pillole positive e aggiunge due cuori rossi alla propria vita. Anche alcuni trinket come Isaac's Fork o The Tick possono gratuitamente curare il giocatore. In generale, evitate tutte le curse room e patti col diavolo per risparmiare i vostri preziosi cuori e cercate di ripulire più stanze possibili nella speranza di trovare librerie e camere da letto che vi possono dare una grande mano. Completare la sfida farà sì che Samson si senta in salute, iniziando le sue future partite con il trinket Child's Heart. Credo che non serva reiterare l'incredibile complessità di questa challenge. Vi serviranno molti tentativi e soprattutto moltissima pazienza. Il mio voto sulla difficoltà è ovviamente 5 su 5. Challenge numero 35. Pong! In questa sfida, che si affronta con Isaac, le treasure room non sono disponibili e per vincere è necessario sconfiggere Blue Baby. Si sblocca dopo aver sbloccato la Polaroid. Il personaggio inizierà la sfida con gli oggetti Cupid's Arrow e Rubber Cement. Avrà inoltre la statistica del danno fissa a 100 e quella del fire rate fissa a 0.20, permettendogli di sparare una potentissima lacrima ogni 5 secondi. Le statistiche non potranno essere modificate in alcun modo. Alcuni oggetti del patto col diavolo possono sfruttare al meglio il danno assurdo, come Maw of the Void, Succubus o anche Rotten Baby con le sue moschine.
Mum's Knife e Brimstone vanno invece evitati, perché staranno una vita e mezza a caricare un singolo colpo. Completare la sfida sblocca l'oggetto Grease Gullet, che aumenta la vita del personaggio di un cuore per ogni 25 monete che possiede. Questa è una di quelle challenge dove, se prestate un po' di attenzione, non avrete alcun problema nel vincere. Il mio voto sulla difficoltà è 2 su 5. Challenge numero 36. I'm a Scatman. In questa sfida, che si affronta con Isaac, le treasure room non sono disponibili e per vincere è necessario sconfiggere mamma. Il personaggio inizierà la sfida con The Poop, Nine Volt, Scatol, E. coli, 3 Bat Bombs, BFFs, Thunder Thighs, Dirty Minds e il Trinket Mysterious Candy. Sarà inoltre bendato, non potendo sparare alcuna lacrima, e avrà la trasformazione in Oh Crap. Con quest'ultima e l'oggetto E. coli, Isaac potrà trasformare in Poops ogni nemico che tocca, per poi curarsi di mezzo cuore per ognuna distrutta. Il suo metodo di danno principale saranno però le dips alleate create da Dirty Mind. Contro i boss più difficili, tenetevi carico l'oggetto attivo per avere una cura di scorta e usate le bombe per fare grandi danni. Completare la sfida sblocca l'oggetto Dirty Mind, che appunto permette di generare dips alleate per ogni cacca distrutta dal giocatore. Sono veramente rari i casi in cui vi verrà difficile completare questa challenge. Il mio voto sulla difficoltà è perciò 1 su 5. Challenge numero 37. Bloody Mary. In questa sfida, che si affronta con Bethany, le treasure room non sono disponibili e per vincere è necessario sconfiggere Satana. Si sblocca dopo aver sbloccato Bethany e la Blood Bag. Il personaggio inizierà la sfida con gli oggetti Book of Belial, Blood Bag, Anemic, Blood Oath e il trinket Charles Heart. All'inizio di ogni piano, Blood Oath porterà Bethany a mezzo cuore, aumentandone il danno per ogni cuore rosso privato. Dovrete quindi stare molto attenti a non ricevere danni prima di trovare qualche tipo di cura. La statistica del danno sarà invece più che sufficiente a terminare la partita. Per questi motivi, date la priorità ai patti angelici per oggetti difensivi e cercate nel negozio il Fanny Pack, che spawnerà un pick up per ogni danno preso con il Blood Oath, o una Blank Card, che con una Lovers o una Sun Card vi rifocillerà subito la vita. Completare la sfida sblocca il fantastico trinket Sigil of Baphomet, che dona un secondo di scudo al giocatore per ogni nemico che uccide, permettendo spesso di evitare grandi quantità di danni. Il mio voto sulla difficoltà è 3 su 5. Challenge numero 38. Baptism by Fire. In questa sfida, che si affronta con Bethany, le treasure room non sono disponibili e per vincere è necessario sconfiggere il boss Isaac. Si sblocca dopo aver sconfitto Satana con Bethany e aver sbloccato Maggie's Faith. Il personaggio inizierà la sfida con gli oggetti Urn of Souls, Guppy's Paw e Skullbag, e con il trinket Maggie's Faith. Sarà inoltre bendato, non potendo sparare alcuna lacrima. Il suo unico metodo d'attacco sarà la fiamma dell'urna, che dovrete usare con brevi e mirate fiammate, per uccidere più nemici possibile sprecando poche cariche. Cercate di salvaguardare il cuore eterno che vi dà il trinket all'inizio di ogni piano, per guadagnare vita da sfruttare con la Guppy's Paw nel caso vi siano finite le cariche dell'urna, o per usarle invece nei patti col diavolo. Quando potete, usate bombe o altri metodi di danno per sconfiggere i boss più tediosi. Completare la sfida sblocca l'oggetto Purgatory, che permette di generare dei fantasmi alleati esplosivi calpestando delle crepe sul pavimento. Il mio voto sulla difficoltà è 3 su 5. Challenge numero 39. Isaac's Awakening. In questa sfida, che si affronta con Isaac, le treasure room non sono disponibili e per vincere è necessario sconfiggere il boss Mother. Si sblocca dopo aver sconfitto per la prima volta Mother. Il personaggio inizierà la sfida con gli oggetti Spirit Sword, Trinity Shield e Mom's Bracelet. La spada di Link vi permetterà di sbaragliare i primi piani di gioco, permettendovi di potenziarvi a dovere prima di arrivare al corpse. Sfruttate sempre il vostro attivo per cercare utili botole e ricordatevi di controllare l'unica item room che viene generata nel primo piano delle fogne. Gli ingressi per i piani alternativi saranno già sbloccati, non richiedendo chiavi, bombe o vita per aprirli. Completare la sfida sblocca proprio la Spirit Sword, trovabile d'ora in poi nei patti angelici. Se siete già abituati agli attacchi e ai comportamenti di Mother, riuscirete tranquillamente a sconfiggerla. Il mio voto sulla difficoltà è 2 su 5. Challenge numero 40. Seen Double. In questa sfida, che si affronta con Jacob e Esau, le treasure room sono disponibili e per vincere è necessario sconfiggere il cuore di mamma. Si sblocca dopo aver sconfitto per la prima volta Mother. Entrambi i personaggi inizieranno la sfida con l'oggetto 2020, mentre solamente Esau sarà in possesso dell'X-Ray Vision. L'unico aspetto non standard di questa run è il fatto che ogni singolo nemico e boss viene generato per due volte, con l'eccezione, per ovvi motivi, di mamma e tutti i nemici generati nelle challenge rooms. I personaggi però saranno belli potenti fin da subito con i loro occhiali e la loro hitbox doppia verrà quindi bilanciata. Come per le partite normali, vi consiglio di dare aumenti di statistiche sia a Jacob che a Esau. Completare la sfida sblocca il trinket Broken Glasses, che fornisce una possibilità di generare un secondo oggetto ignoto nelle item room normali, oppure rivelare quello di base ignoto in quelle dei piani alternativi. Considerando il mio odio per questi personaggi, il mio voto sulla difficoltà è comunque di 3 su 5. Challenge numero 41. Picaran. In questa sfida, che si affronta con Isaac, le treasure room sono disponibili e per vincere è necessario sconfiggere il boss Isaac. Si sblocca dopo aver sbloccato Marbles, ingoiando 5 pillole gulp in una sola run. Il personaggio inizierà la sfida con gli oggetti Mom's Box, Marbles e Mom's Purse. Ogni singolo item della run sarà sostituito da un trinket e Isaac potrà possederne due grazie alla borsa di mamma e ingoiarli ogni volta che riceverà un danno con le Marbles.
Ci sono alcuni trinket con molti benefici, ma ce ne sono tanti altri da evitare e non ingoiare. Apple of Sodom, per esempio, impedirà di curarsi con i cuori rossi. Ember rollerà il vostro oggetto attivo quando lo utilizzerete. E Ouroboros Worm direi che si spiega da solo. Una volta raggiunta una buona quantità di trinket, si riuscirà facilmente a sconfiggere il boss finale. Completare la sfida sblocca il trinket Ice Cube, che crea una possibilità che i nemici vengano pietrificati quando si entra in una stanza, trasformandosi poi in ghiaccio quando vengono uccisi. Il mio voto sulla difficoltà è 2 su 5. Challenge numero 42. Hot Potato. In questa sfida, che si affronta con Tainted Forgotten, le Treasure Room non sono disponibili e per vincere è necessario sconfiggere Satana. Si sblocca dopo aver sbloccato Tainted Forgotten. Il personaggio sarà bendato, non potendo sparare alcuna lacrima. Si potrà però danneggiare i nemici con lo scheletro, che genererà un'esplosione con un danno altissimo ogni 4 secondi. Questa può anche danneggiare l'anima, che quindi dovrà stare ben distante e lanciare lo scheletro lontano. Utilizzare consumabili o oggetti attivi resetta il timer dell'esplosione, quindi con oggetti come Sharp Key si può evitare indefinitamente spammando la barra spaziatrice. Qualsiasi tipo di cura o invincibilità sarà ovviamente molto utile. Completare la sfida sblocca la carta invertita Stoirash, che trasforma il personaggio in una statua con un raggio di fuoco altissimo per 10 secondi. Questa challenge è un vero incubo. Il mio voto sulla difficoltà è 5 su 5. Challenge numero 43. Cantripped. In questa sfida, che si affronta con Tainted Kane, le Treasure Room non sono disponibili e per vincere è necessario sconfiggere Mamma. Si sblocca dopo aver sbloccato Tainted Kane. Il personaggio inizierà la sfida con nessun oggetto, ma con 3 speciali carte. Queste forniscono un utilizzo temporaneo dell'oggetto attivo che rappresentano, solamente per la stanza nella quale vengono usate. Altre di queste carte possono essere trovate sconfiggendo nemici, nei negozi o dentro le ceste. E ogni oggetto dei boss sarà sostituito con uno starter deck, che aumenta di 1 il numero di carte da tenere nell'inventario, oltre che rilasciarne altre 3. Oggetti come Mamma Mega sono molto utili e la Bibbia può essere usata per one-shottare facilmente Mamma. Completare la sfida sblocca la carta invertita Sitzhash, che crea da 2 a 4 ceste dorate quando viene usata. Io odio Tainted Kane, ma questa challenge mi diverte molto. Il mio voto sulla difficoltà è 2 su 5. Challenge numero 44. Red Redemption. In questa sfida, che si affronta con Tainted Jacob, le Treasure Room sono disponibili e per vincere è necessario sconfiggere Mother. Si sblocca dopo aver sbloccato Tainted Jacob. Il personaggio inizierà la sfida con gli oggetti Dead's Key e Red Key. In ogni piano saranno presenti 2 Item Room e 2 Boss Room e saranno necessari solamente 4 piani per arrivare a Mother, senza dover prendere i pezzi del coltello. Dovrete utilizzare la Red Key per attraversare numerose stanze rosse e cercare le stanze speciali, che saranno sempre confinanti con alcune stanze normali. Arrivate fino ad un limite della mappa, tornate indietro di 2 stanze e iniziate un percorso a zigzag per massimizzare l'utilità della Red Key. Siccome dopo 20 utilizzi verrà generato un Dark Esau e poi un altro per ogni 5 utilizzi successivi, che scompariranno nel piano seguente. Completare la sfida sblocca la carta invertita Steamer, che trasforma tutti i consumabili e oggetti nella stanza in monete, a seconda del loro valore nei negozi. Il mio voto sulla difficoltà è 4 su 5. Challenge numero 45. The Lead This. In questa sfida, che si affronta con Isaac, le Treasure Room sono disponibili e per vincere è necessario sconfiggere Blue Baby. Si sblocca dopo aver sbloccato Tainted Eden. Il personaggio inizierà la sfida con l'oggetto TM Trainer, che renderà ogni altro oggetto della partita completamente glitchato e con effetti casuali. Gli oggetti attivi possono avere un numero randomico di cariche per essere usati e i prezzi degli oggetti dei negozi variano da 1 a 99 monete. Aumentare le statistiche con gli oggetti sarà molto raro, quindi buone trinket o pillole possono dare una grossa mano. Quando trovate una sinergia che può farvi vincere, non prendete più nessun altro oggetto, perché potrebbe in un attimo rovinare tutto quanto. Completare la sfida sblocca la carta invertita Snare Mask, che quando viene usata fa ingoiare il personaggio 5 pillole casuali. Io a livello di principio non sopporto il random. Il mio ultimo voto sulla difficoltà è 4 su 5.